Oggi parliamo di maschere coreane. Ho provato per voi tre maschere coreane che ho preso dal sito mybeautyroutine.it. Vi lascio giù nell'info box il link al sito dove potete vedere queste maschere. Alcune sono anche molto molto particolari e ne ho provate tre. Vi farò vedere appunto queste maschere in tessuto che sono favolose, cioè, ve lo anticipo già, sono fantastiche. Allora, ho provato la maschera blueberry al mirtillo e alla fragola, la maschera al miele e la maschera alla bava di lumaca. Allora, la maschera blueberry è una maschera adatta a tutti i tipi di pelle, rivitalizzante, antiossidante. La maschera al miele è più adatta alla pelle mista, normale, sensibile, e quella alla bava di lumaca è adatta sia alla pelle grassa che alla pelle matura. Allora, iniziamo subito, vi faccio vedere come si utilizzano. Prima di tutto dovete avere la pelle pulita e scrubata, quindi dovete fare uno scrub prima di applicare la maschera. Il giorno in cui ho applicato la maschera avevo una faccia stanchissima, quindi ho deciso di provare per primo la maschera blueberry, che è quella rivitalizzante, che dovrebbe donare anche luminosità alla pelle. L'ho applicata sul viso, come vi dicevo, pulito. Ho aspettato 15-20 minuti, dopodiché ho tolto la maschera, ho massaggiato il prodotto che è rimasto sulla pelle, perché queste maschere sono, come vi posso spiegare, bagnate, sono piene di prodotto all'interno, quindi quando l'applicate sulla faccia e poi la togliete, la maschera, sul viso c'è tutto il prodotto che va massaggiato un altro po' in modo tale che penetri bene nella pelle, dopodiché c'è chi lo lascia così e chi lo toglie. Io in questo caso ho deciso di toglierlo con un pezzo di cotone, bagnato d'acqua, ho rimosso tutto il prodotto in eccesso e i risultati devo dire che sono immediati, perché la pelle era già diversa da come si presentava prima della maschera. L'ho vista più luminosa, più elastica e più rimpolpata, ecco, questo è quello che ho notato ed è il risultato che ho visto più o meno in tutte e tre le maschere. Inutile che vi faccio vedere le applicazioni di tutte e tre, perché alla fine è la stessa identica cosa. Quella che più mi ha stupito è quella al miele, perché la pelle era molto molto più luminosa, secondo me molto più adatta come tipologia di maschera al mio tipo di pelle, che è una pelle mista e grassa, ecco. Quella alla bava di lumaca invece mi rimpolpava moltissimo la parte appunto dove magari ci sono delle piccole rughette. La trovo adatta di più ad una persona che ha la pelle matura, ecco. Quella è veramente fantastica perché la rimpolpa veramente tanto. Allora ragazze, queste sono le tre maschere che ho utilizzato e do un 8 a tutte e tre perché mi sono piaciute veramente tutte e tre. L'unica pecca di queste maschere, purtroppo, che a me mi dispiace tantissimo, allora questa è quella che ho utilizzato per ultimo, è che comunque dopo averla utilizzata, che ci facciamo con questa maschera? Si deve buttare, ma in realtà è piena piena di prodotto ancora, cioè si potrebbe utilizzare un'altra volta, però non è proprio igienico. Comunque il prodotto che si trova sopra alla maschera e dentro la bustina, perché ce n'è tanto, io lo utilizzerei anche il giorno dopo, sinceramente. Non lo so, voi che fate? Datemi un consiglio, perché sinceramente mi dispiace buttarle. Le bustine comunque costano 1,90€, non costano molto, sono monouso, però ecco, sono ancora piene di prodotto ed è veramente un peccato. Ragazzi, allora fatemi sapere che cosa ne pensate, se volete che provi delle maschere particolari coreane, perché sul sito ho visto per esempio una maschera che mentre l'applicate fa le bolle, cose simili. Date uno sguardo al sito e fatemi sapere se volete che magari provassi qualche altra maschera, qualcuna in particolare, e se vi fa piacere appunto vi faccio il video. Questo è tutto, spero che il video vi sia stato utile, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!